Bene, allora riprendiamo la seduta. Chi è che voleva fare un intervento? No, faccio un intervento di integrazione di questo punto un po' discusso, in modo che i consiglieri siano a conoscenza un po' della materia. Allora, noi stiamo parlando di applicazione di tassa rifiuti per alloggi abitativi, quindi siamo nella parte di utenza domestica. Quindi io questa variazione che è stata messa in atto è stato opportuno inserire questa variazione per non creare delle disparità. Io devo dare dei concetti generali dell'applicazione della norma in modo che io renda omogenea l'applicazione della tassa rifiuti. Il problema nasceva perché c'erano delle differenze se chi aveva a disposizione questo alloggio era una persona fisica o una persona giuridica e quindi una società, ente e via dicendo. Quindi noi siamo sempre nell'ambito di utenza domestica, quindi devo pensare all'applicazione di questo articolo in ambiente di utenza domestica e quindi devo pensare anche un abbinamento di discorso di terzo settore. Io non penalizzo in questo modo un terzo settore o perché sto parlando di un'utenza domestica e quindi devo anche andare a vedere quali sono le mie casistiche di soggetti del terzo settore che utilizzano, che usano alloggi e mantengono l'utilizzo di questo alloggio a uso abitativo. Perché se l'uso dell'alloggio, per dire, è ad altre finalità, sempre da parte di un ente del terzo settore, io lo uso per le mie finalità di altro tipo, non sono più nell'ambito di utenza domestica, passo all'utenza non domestica, ho una tariffa agevolata che viene già prevista nel caso di associazioni. Quindi io devo focalizzare e non creare disparità per un discorso di banale di tassa rifiuti, cioè chi mi produce rifiuti deve rigorosamente pagare la tassa che è prevista. Utenza domestica, che sia un ente, una società, ente, persona fisica, io devo riuscire a applicare questa norma in modo omogeneo. Non creo disparità a variare e quindi consentire, oltretutto quella variazione che abbiamo introdotto è anche stata messa apposta a garanzia di non dare una presunzione assoluta e quindi penalizzare chi magari dal calcolo si trova una tassa rifiuti abbastanza elevata. Ho la possibilità di dimostrare gli occupanti effettivi, ok, io applicherò sulla base degli occupanti effettivi. Siamo a una tassa rifiuti, produzione rifiuti e quindi l'applicazione della norma in questo senso. Cioè il discorso terzo settore diventa un discorso già, diciamo, nell'ambito qui di un'applicazione della tassa rifiuti lo vedo non del tutto, ci può stare, ma non trovo qualcosa che stride, insomma, se l'alloggio è utilizzato a fini abitativi da chi dentro lo usa come abitazione, produce rifiuti, l'applicazione della TARI viene di conseguenza. Grazie Assessore. No. Allora io devo capire se la maggioranza, che non si è ancora espressa, cosa ha intenzione di fare, se è d'accordo con il rinvio o no. Ok, allora attenzione perché, no vabbè, ok, tranquillo Smeraldi. Allora prima voglio capire se il Consiglio è in disaccordo per il rinvio. Certo, ti darò la parola,
Non ho detto che non te la do, ho detto di aspettare un attimo, volevo capire la maggioranza se era prima in disaccordo con la richiesta di rinvio. Ok? Ti dispiace se dirigo il Consiglio Comunale, Smeraldi? Se dirigo il Consiglio Comunale anche se in modo che non ti piace? Allora, chi vuole prendere la parola? Prego, prego Sirotti. No, volevo rispondere alla domanda, nel senso che anche a seguito dell'intervento che ha fatto l'assessore Amidei, noi procederemo alla votazione di questo ordine del giorno, anche perché nel momento in cui il terzo settore non viene penalizzato nelle sue attività, ma si ritiene equo che chi occupa ad uso abitativo un appartamento e ne utilizza e la finalità di quell'appartamento è ad uso abitativo e vengono prodotti rifiuti per la vita che ne consegue, quindi noi siamo favorevoli a votare stasera il punto all'ordine del giorno. Ok, allora qui intanto siamo già in disaccordo. Bon. Qualcuno vuol dire qualcos'altro? Facci. Io ho dato una studiata alla disciplina. Ho preso con grande gioia il fatto che l'estate scorsa sia stato creato un unico registro per tutti coloro che operano nel terzo settore, nella quale rientrano volontariato, cooperative sociali, un gruppo eterogeneo di soggetti, e per motivi di trasparenza, di pubblicità e quant'altro, ma proprio perché i soggetti operano in modo così eterogeneo, così vasto, e qui ci si vuole soffermare solo sulla raccolta dei rifiuti, anche in vista di quelle che saranno le principali e grandi variazioni che arriveranno, io direi che la tassazione sui rifiuti debba essere qui legata soltanto all'effettiva produzione, senza guardare a far parte del terzo settore o no. Dunque io sono contrario, e Forza Italia è contraria, a rinviare la discussione. Altri interventi? Prego. No, no, va. Ma intanto invito il Presidente a dirigere il Consiglio in modo corretto. Non so, forse vuol dimostrare al nuovo segretario di essere un uomo forte, non ho capito questo modo di fare, perché io faccio parte del Consiglio come loro, ho alzato la mano prima io, non sono PD e quindi... Smeraldi, stiamo sul punto, per favore. Certo, sto arrivando. Ok. Mignola Cambia si associa ai dubbi che ha espresso il Partito Democratico e quindi che crede che sia opportuno rinviare la discussione e la votazione sul punto. Nel merito chiedo all'assessore la ragione per cui il regolamento nella vecchia formulazione, anche nella nuova, fa riferimento solo a alloggi occupati da soggetti non residenti, escludendo quindi l'applicazione di questo articolo nel caso in cui i soggetti occupanti siano residenti. Altri interventi? Bene, allora se non ci sono altri interventi, visto che siamo, diciamo così, le parti sono in disaccordo, io direi di votare la proposta di Covili di rinvio, dopodiché votare il punto, se la votazione va a sfavore, votare il punto. Quindi, allora, votiamo per la richiesta del capogruppo Covili Paola, della sospensiva del punto relativo all'approvazione della IUC con le motivazioni che ha espresso il consigliere Covili. Allora, favorevoli al rinvio? Contrari? Astenuti? Nessuno. Allora, sono...
Allora, quindi passiamo di nuovo al punto, a questo punto vi passerei di nuovo la parola ai consiglieri, quindi lo votiamo adesso, il rinvio è stato bocciato e io direi di procedere con le eventuali dichiarazioni di voto. Aspetta che c'era una risposta di merito, prima era il discorso tecnico, c'è la risposta di merito, prima tecnica e poi politica. Ok, no, ah, cioè, prima era, abbiamo votato il discorso tecnico, no, va bene, va bene. Si vota, ora la risposta di merito, poi ci sarà la dichiarazione. Va bene, va bene, va benissimo, tempo l'abbiamo. Prego, chi vuole intervenire? Sì, prego Chini. No, dico solo due parole sulla questione sollevata da Smeraldi. Cioè, qui stiamo parlando di una tipologia di alloggi che vengono utilizzati ad uso, ad esempio, foresterie, quindi solitamente sono alloggi per la quale la tassa rifiuti viene pagata da chi ha il possesso della proprietà ed è diverso di solito dagli affitti normali dove la paga chi occupa, quindi nel caso di residenti solitamente è chi occupa il locale che paga la tassa rifiuti, non il possessore o proprietario dell'immobile, insomma. Quindi è proprio la tipologia che ho capito poi che sul nostro territorio non è che stiamo parlando di miliardi di casi, quindi insomma ho capito che sono molto limitati, ecco, dal responsabile dell'ufficio tributi, che poi si scusa stasera che non è potuto essere presente, ma quindi direi che è questa insomma la ragione. Bene, grazie dottor Chini. Dichiarazione di voto? Covili? Sì, non potendo spacchettare ovviamente la votazione sulle tre modifiche del regolamento, in quanto la nostra richiesta era sostanzialmente concentrata sull'articolo 24,5, il voto sarà complessivo. Mi dispiace perché non ho capito allora quali sono i casi di specie, perché mentre ho apprezzato e ho insomma accolto con favore positivamente la ulteriore modifica all'articolo, quindi quell'integrazione proposta dall'assessore, mi sembrava una questione di buon senso quella di procedere a un'ulteriore istruttoria che ci consentisse di avere tutti gli elementi, perché penso che, come insomma è emerso poi anche negli ultimi interventi, non abbiamo contezza di che cosa stiamo parlando, cioè di quanti numeri, di quante entrate, quante maggiori entrate, e quindi al principio di equità io che condivido, perché deve essere il principio guida nelle nostre azioni, però contrappongo anche l'esigenza di non andare a modificare un regolamento che comunque in via presuntiva potrebbe anche andare a penalizzare alcune realtà che le previsioni normative, quindi mi rivolgo al dottor Facci se ha appunto approfondito la norma, capirà bene anche, come si può dire, la ratio dell'articolo 82, una norma che invece vorrebbe andare nella direzione esatta contraria, cioè quella di togliere da una serie di appesantimenti anche collegate alla pressione fiscale quegli enti che possono essere, perché potrebbero anche rientrare nella fattispecie, quindi essere persone giuridiche che hanno in disponibilità degli alloggi, e che quindi in coscienza mi sento di dire che non possiamo condividere questa scelta fino a che non sono, come si può dire, dipanati tutti i dubbi. Qualche dubbio sull'andare contro una normativa che in qualche modo tutela, e noi invece potremmo andare, perché il condizionale d'obbligo, nella direzione contraria, non ci consente di sostenere un voto positivo, quindi la nostra posizione sarà contraria all'approvazione. Altre dichiarazioni di voto? Smeraldi. Anche Vignola Cambia voterà contro, proprio perché non è stato possibile approfondire la ratio di questo articolo 24. E non ripeto le ragioni che ha già portato Paolo Covili, faccio solo presente che la mia domanda riferita ai residenti o non residenti
Era rivolta al fatto che se limitiamo l'applicazione di questo articolo al caso, non so quanti siano a Vignola, di uso foresteria degli alloggi, credo che ci fosse una società che aveva parecchi alloggi, una sola, è ovvio che, salvo casi eccezionali, questi occupanti non hanno una residenza nel comune. Se però, come peraltro il testo della norma consente, applichiamo anche questa norma anche al terzo settore, cioè alloggi che cooperative o altri enti destinano all'occupazione da parte di migranti, molti di questi migranti sono residenti, per cui la norma non si applica. Altre dichiarazioni di voto? Ok, allora io direi di chiudere la discussione e andare al voto. Allora, approvazione di alcune modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC. Favorevoli? Favorevoli?